Buongiorno, un piccolissimo video su un alimentatore stabilizzato di bassa potenza, diciamo di uscita come ampere, però di buon guadagno come volt, insomma, ecco. Stiamo parlando di un 0,30 volt, praticamente configurabile sia ad alimentazione fissa tramite trimmer interno oppure con potenziometro esterno in modo da avere tutta la gamma del voltaggio. 1,5 A. Allora, cos'è che serve? Un alimentatore variabile 0,24 volt. Sarebbe l'alimentatore, insomma. Comunque serve. Ora, andiamo per ordine cronologico. Un transistor LM317KC oppure C, diciamo come lo volete voi, insomma. Un dissipatore in alluminio, un trasformatore 230 30 volt da 1,5 A, un ponte diodi di almeno 4 A, un condensatore O2 da 35 volt 2200 microfarad, una resistenza da 4,7 ohm, possibilmente 10 watt, un potenziometro da 10 kilo ohm, un interruttore, un portafusibile con fusibile da 1 ampere, un morsetto rosso da 15 ampere, un morsetto nero 15 ampere, un voltmetro da 30 volt, una scatola JVis come questa, praticamente di quelle che si usano in elettricità, una manopola, un cavo di alimentazione da 1,5 m come volete voi, circa 3 ore di manodopera e qualche cavetto insomma per i vari collegamentini. Ecco, io ho aggiunto anche una ventolina e una staffa posteriore praticamente per l'inclinazione. Ecco. Non sto qui a elencarvi passo a passo come è avvenuto il montaggio, perché ci sono fior fior di ingegneri e professionisti che vi fanno vedere tutto dalla A alla Z. Comunque c'è il trasformatore, il transistor LM, una piccola piastrina praticamente con il ponte. Io ho messo tre condensatori di livellamento, ovviamente. Poi c'è un potenziometro 10K. Le due uscite, diciamo, per i morsetti e il classicissimo praticamente interruttore da 230 volt da 2 A, 3 A, insomma una manopolina, il portafusibili e i morsetti già impiantati. Allora, questo è ancora da finire perché io ne desidero due, perché con i miei esperimenti praticamente a me serve un'alimentazione duale e io acquistare un alimentatore singolo con la dualità utilizzando lo stesso trasformatore non mi va bene, cioè non mi piace, insomma, ecco. Quindi di conseguenza è meglio che la dualità sia fatta con due trasformatori diversi e con due tipologie diverse, insomma, praticamente avere due paia di scarpe e non una da usarla sempre continuamente, insomma. Ecco. Allora, per quanto riguarda il voltaggio, il motivo per cui serve un variabile è questo. Allora, accendiamo. Ho messo anche il LED. Ecco, se noi guardiamo adesso i volt con la lampadina e la ventola si accende dopo, praticamente dopo i 9 volt. Qui siamo a circa 14 volt, 5, la lampadina si accende, invece eliminando sotto i 9 volt praticamente la ventola cessa di raffreddare anche perché non c'è più la necessità e ritorniamo ancora a zero. Ecco fatto. Spegniamo tutto quanto. Ecco qua. Allora, ritorniamo praticamente così il video potete rivedervelo. Perfetto. E queste sono le caratteristiche del transistor HB316 della National Panasonic LM317KC.
è un transistor datato, non ha tanta potenza in ampere, però insomma è un buon transistor che ha sempre svolto la sua funzione in maniera onesta. Ecco, buon. Grazie per la visione, al prossimo video.